fenomeno della disoccupazione giovanile nasconde un paradosso. Moltissime aziende non riescono a trovare le persone di cui hanno bisogno. Non c'è un dato certo, ma le stime variano fra i 100.000 e i 500.000 posti di lavoro disponibili e non coperti. Nonostante l'Italia abbia la maggiore industria manifatturiera d'Europa dopo quella tedesca, mancano innanzitutto tecnici specializzati. Dagli istituti tecnici non escono abbastanza ragazzi o non abbastanza qualificati. Anche all'università troppi ragazzi scelgono corsi di laurea che non possono offrire un lavoro a tutti, trascurando le lauree più richieste dal mercato. Il risultato è che in Italia meno di un giovane su due svolge un lavoro per il quale ha studiato. È il livello più basso in Europa. In altri casi, invece, manca l'atteggiamento giusto. Sembra, insomma, che moltissimi giovani italiani non abbiano idea di che cosa sia, che cosa offra e che cosa richieda il mondo del lavoro. E la scuola non sembra aiutarli, anche perché il mondo del lavoro sta cambiando molto più rapidamente di lei. Che cosa c'è di meglio per collegare la scuola al mondo del lavoro che portare dei ragazzi direttamente in un'azienda dove possono imparare facendo anziché sui libri? Questa è una media impresa delle Marche che sviluppa sistemi automatici di misura e controllo. I settori applicativi sono i più diversi: miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, controllo della qualità di iniettori per motori automobilistici o cambi automatici, misura delle emissioni inquinanti di centrali elettriche e termovalorizzatori, verifica del perfetto allineamento delle rotaie ferroviarie, preparazione delle dosi di farmaci chemioterapici. Qui lavorano 350 persone, fra cui 60 ricercatori, e nessuna fa due volte la stessa cosa, perché l'azienda sviluppa soluzioni su misura, per così dire, per problemi sempre nuovi. Altre aziende provvedono poi a produrre i suoi macchinari nel numero necessario. Da più di 30 anni ospitiamo tantissimi studenti. Ogni anno mediamente circa un migliaio. Quinte elementari e terze medie rappresentano proprio l'impronta sociale sul territorio. Scuole superiori, università, master internazionali come percorso di avvicinamento all'impresa. Ogni anno 28 ragazzi iscritti all'ultimo anno di 4 istituti tecnici della zona vengono selezionati per venire a progettare e costruire un dispositivo che funzioni davvero. Un tipo di esperienza che in Germania riguarda invece ogni anno un terzo degli studenti medi e che è uno dei segreti del successo dell'industria manifatturiera tedesca. Cosa state costruendo? Stiamo costruendo un misuratore di comfort. Cioè? Attraverso 4 parametri, della CO2, del inquinamento acustico, della temperatura e della luminosità, ricaviamo un indicatore di benessere all'interno dell'ambiente. E cosa c'è in più rispetto a quello che si fa a scuola? A scuola, metti in pratica quello che studi. In pratica quello che ti piace. Durante l'esperienza in azienda, i ragazzi provano la soddisfazione di mettere in pratica quello che hanno studiato a scuola, capendo così perché devono studiare, ma possono soprattutto scegliere meglio che cosa fare dopo la scuola. Alcuni ragazzi, infatti, verranno poi a lavorare qui. Cos'è questa macchina? È una macchina per testare dei cambi automatizzati che andranno montati su vettura. Io mi occupo della parte software di questi macchinari. Ho viaggiato molto nel mondo, sono stato in Brasile, Thailandia e con molti clienti diversi. Non capita tutti i giorni che un ragazzo di 20 anni venga mandato dall'altra parte del mondo a rappresentare l'azienda e quindi installare poi una macchina. Quindi mi piaceva molto questa cosa di avere grosse responsabilità nonostante fossi molto giovane. Passare del tempo in un'azienda, soprattutto per svolgere un compito vero, come fanno gli studenti universitari, non aiuta tanto a sapere qualcosa in più, ma a capire che cosa vuol dire lavorare e li motiva a farlo. Voi cosa state studiando? Noi stiamo studiando ingegneria, io ingegneria biomedica. Io studio ingegneria informatica dell'automazione. E questa strana macchina che abbiamo qui davanti che cos'è? Questo è un progetto di classe virtuale del 2009 e praticamente si tratta del modellino di una centrale idroelettrica. In parole povere della centrale idroelettrica che sta qui dietro.
Si tratta di un progetto particolarmente meritocratico perché gli studenti selezionati vengono sostenuti finanziariamente dal gruppo Luccioni che paga le loro tasse universitarie. Ma l'aspetto più interessante è non disperdere l'entusiasmo di questi nostri giovani. Il rischio infatti che tradizionalmente verifichiamo è che dopo la laurea passino diversi mesi prima che i nostri laureati arrivino a fare un colloquio ed entrino in contatto col mondo del lavoro. Questo è molto rischioso. Questo progetto anticipa i tempi di inserimento nel mondo del lavoro e non disperde quel grande entusiasmo fondamentale nell'attuale sistema economico. La gavetta sul lavoro è infatti meglio farla presto, quando si è ancora abbastanza flessibili per acquisire le abitudini e la mentalità che ci vogliono in qualsiasi azienda si finisca poi per lavorare. Non a caso è questo che fanno i ragazzi in Nord Europa, negli Stati Uniti o in Canada. Ma che cosa ci guadagna l'azienda in tutto questo? Questa impresa si è arricchita nel tempo grazie a questo rapporto con la scuola, perché sono ancora portatori di nuova conoscenza. La nuova conoscenza ci permette di tenerci senza sforzo, senza forzature, tenerci sempre aggiornati sulle tecnologie disponibili e sull'approccio disponibile. Messi insieme questi nuovi giovani all'esperienza che nel frattempo dentro il gruppo si è realizzata, c'è una combinazione perfetta dove chi sta già qui non vede nel giovane una minaccia ma lo vede una grande opportunità e diventa una collaborazione per realizzare quello che serve poi alle persone, cioè la sfida e la crescita personale. La cosa sembra funzionare. Dal 2002 al 2007 questa azienda ha vinto il premio Best Workplace Italia, cioè miglior posto in cui lavorare, e dall'inizio della crisi ha assunto oltre 100 ragazzi. Peccato che quella che abbiamo appena visitato sia un'isola felice. Solo il 5% degli studenti italiani hanno la possibilità di fare un'esperienza di questo tipo e molti di loro, peraltro, fanno soltanto delle fotocopie. Però questa è un'esperienza che anche altre scuole e altri territori possono seguire. Allo storico Liceo Galvani di Bologna sono abituati a formare menti brillanti. Da una tradizione umanistico-letteraria, con Carducci fra i docenti, Bacchelli e Pasolini fra gli allievi, si è passati all'istituzione, nel 1997, di un indirizzo scientifico internazionale a opzione italo-inglese, in accordo con l'Università di Cambridge. Ciò ha permesso di istruire i giovani con metodi didattici totalmente innovativi, come le lezioni svolte insieme da professori italiani e professori di madrelingua inglese. I corsi scientifici sono molto frequentati e vertono su varie materie che conducono al conseguimento di un diploma scientifico potenziato. Gli allievi iscritti devono sostenere nel corso del triennio 7 certificazioni svolte in contemporanea in oltre 150 paesi, che sono veri e propri esami a test a risposta aperta, valutati poi dal Cambridge International Examinations, considerato il più prestigioso ente certificatore al mondo. Oltre a un'elevatissima percentuale di promossi, i voti ottenuti dagli studenti del Galvani risultano in media più alti di quelli degli studenti anglofoni di tutto il mondo. Si studiano la fisica, la matematica, ma anche la geografia, con una particolare attenzione rivolta all'economia. Proprio la passione per questa materia e la possibilità di sostenere e superare le prove scientifiche di questo corso hanno consentito al 18enne Emanuele Ceccarelli di essere ammesso all'MIT di Boston, unico italiano quest'anno. Nel 2013 all'MIT sono arrivate circa 20.000 domande di ammissione. 4.500 provenivano da persone non residenti in America. Di questi stranieri, solo 150 sono stati accettati, tra i quali appunto Emanuele. La conoscenza dell'inglese è ovviamente necessaria per entrare all'MIT, ma non è l'unico criterio. Emanuele ha dovuto affrontare infatti anche altri esami, per i quali la formazione scolastica, comprese le lezioni di matematica e fisica, è stata determinante. This angle is 90 degrees. Al Galvani inoltre sono incoraggiati sia gli scambi e i confronti interpersonali fra gli studenti, sia il dialogo continuo con i docenti. In questo ambiente, con un occhio alla tradizione e uno al futuro, Emanuele può persino permettersi di studiare e fare progetti nella biblioteca settecentesca della scuola, adoperando però il proprio tablet. Bene,
Emanuele Ceccarelli, adesso cercheremo di spiegare come si fa per arrivare all'MIT. Intanto bisogna dire che non è un concorso come avviene in certi casi degli esami di ammissione, c'è una valutazione che si spalma su un certo numero di anni. Immaginiamo gli elementi necessari, intanto conoscere bene l'inglese naturalmente. Sì, infatti, questo l'avete imparato bene a scuola, ma non basta. Sì, infatti c'è un esame che si chiama TOEFL, che è la certificazione, la garanzia che una persona ha una padronanza dell'inglese sufficiente per affrontare proprio delle lezioni in inglese. Questa è, diciamo, la condizione necessaria per... Però non ce ne sono altre, perché se uno sa l'inglese è una cosa, ma deve saperlo anche nella matematica, l'inglese, che è un'altra cosa. Sì. Qui c'è un altro esame. Infatti l'esame SAT è quello più importante, che non fanno soltanto gli studenti internazionali, ma lo fanno anche gli studenti americani, che appunto riguarda inglese e matematica e riguarda anche le competenze logiche, certo, dello studente. Quindi due esami per certificare l'ottima conoscenza dell'inglese. Terzo, i risultati scolastici a scuola. Penso che tu vada bene a scuola. Sì, ho avuto in questi ultimi due anni comunque degli ottimi risultati, sempre media tra il 9 e il 10, e che si spera poi... Poi, quarta cosa, nel tuo caso ci sono stati due elementi importanti. Per due anni, l'anno scorso e l'anno prima, sei stato in università americana, l'anno scorso proprio a Harvard, seguendo dei corsi estivi di quante settimane? L'ultima 7, poi quella prima 5. Con gli esami finali. Sì. E questo quindi conta. Cosa studiavi in questo caso? Sì, l'ultimo anno ho fatto un corso di analisi 1 e uno di microeconomia. Nel curriculum tuo, della presentazione, sì, dei certificati per ammissione, questo era importante. Questa è la domanda vera e propria, sì, di ammissione. Cosa si scrive in questa domanda? Sì, in questa domanda non ci sono soltanto i risultati detti prima, quindi oltre a queste cose più tecniche ci sono anche temi scritti anche per un po' la motivazione dello studente, la personalità. Tu cosa hai scritto? Ma ad esempio io ne ho dedicato uno all'influenza della Divina Commedia sulla mia formazione. E la domanda era appunto come un'opera artistica può aver influenzato la tua formazione. Quindi non solo matematica. Sì, sì. Poi l'ultima cosa, il numero 6, è nel tuo caso il colloquio, perché poi bisogna valutare la persona direttamente con un esame verbale che è durato quanto? Circa tre quarti d'ora. Ma non sei andato a Boston? L'ho fatto via Skype da Bologna. Appunto per evitare il viaggio. E quindi questa è stata la cosa finale che ha permesso poi la tua iscrizione. Ora parliamo di un altro aspetto importante, che queste università costano un sacco di soldi in America. L'MIT quanto costa? La retta di base sono $61,000. L'anno, quindi sì, in circa 45-50 mila euro l'anno, che moltiplicato per 4 anni sono una somma molto consistente. Però non tutti pagano così. Sì, infatti ci sono appunto delle agevolazioni, perché una volta che uno studente viene accettato nell'università, l'università fa in modo, attraverso da un lato prestiti, da un lato proprio riduzioni della tassa universitaria, che permettono anche alle famiglie che non potrebbero pagare questa cifra di comunque mandare il figlio nell'università, anzi è più dei tre quarti degli studenti usufruiscono di queste agevolazioni. La maggior parte sì, sono borse di studio, ma agevolazioni. In certi casi mi dicevi anche gratis per particolari sì, studenti. Solo quelli che hanno i soldi in sostanza pagano questa somma. L'altro aspetto è quello dello studio, perché è uno studio molto severo. Sì, infatti appunto non esiste neanche il concetto di fuori corso. Uno studente, ad esempio io sono iscritto alla classe del 2017 e devo finire i miei corsi entro il 2017, altrimenti vengo eliminato, sì, vengo mandato cioè a casa. Cioè non puoi continuare a studiare no, se non dai tutti gli esami sì, in tempo. Uno deve rimanere sempre in pari. C'è anche un altro aspetto importante, è il contatto forte che si ha con i professori, che poi sono sempre di alto livello, ci sono credo una decina di premi Nobel lì che insegnano all'MIT, che insegnano però nelle sì, classi, poi negli PhD. E quindi c'è un contatto molto più serrato. Insomma. Sì, sì, infatti anche generalmente le classi sono abbastanza ridotte in fatto di numero e gli studenti quindi hanno anche un contatto più diretto con i loro professori. Poi appunto è un'area molto molto stimolante. E poi lo studente è seguito, ci sono sì, dei tutor, delle persone di riferimento che seguono. Non va dimenticato che studiare in un ambiente di questo tipo
Boston è una città dove ci sono non solo MIT, Harvard e Boston University, quindi in questi casi so che voi farete anche alcune lezioni a Harvard. Sì, sì, infatti agli studenti dal secondo anno in poi è permesso di fare alcune lezioni ad Harvard e a quelli di Harvard di fare alcune lezioni del, quindi, diciamo, è anche un ambiente dove uno crea dei legami, dei contatti, sì, proprio... che servono poi anche dopo nella vita.